Non mi pare. Vado a mettere l'ultimo tizzone. Ecco, succede. Non è successo niente. Ah, si sta avvicinando la tipa. Cosa sta facendo? Ci devo parlare. Cinque signori siedono sui propri troni. Era tutto grazie a te, il signore più degno e nobile. Creatura della cenere, che i signori ti siano testimoni, inginocchiati di fronte alla spada spirale. Sì, che le braccia dei signori riconoscono a te l'unico vero erede, un vero signore degno di vincolare il fuoco. Cos'è che dovevamo fare una volta? Ah, dovevamo andare a mettere i tizzoni. Sì. Cazzo, ho sbagliato. Prima. Sta facendo il video. Devo salire di livello. Noble Lords of Cinder. The fire fades. Oh, è morto quello che ti dà le anime. C'è bruciato quello che ti dà le anime. Che ti trasforma le anime. Surrender your fires. Consegnatela. Mi stanno dando la loro fiamma. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Hop! Fornace della prima fiamma. Ok, mi accendo il falò. E me ne torno all'altra del vincolo. Ricordati che prima di fare il finale dobbiamo fare DLC, eh? Ah, praticamente qui sono di nuovo e un'altra versione ancora dell'altra del vincolo. Vediamo se c'è qualcosa. No, non c'è niente di che. Cioè, non c'è nulla. È tutto crollato, infatti giù non si può andare. Ok, quindi vado nel buio totale. Oh. Ho premuto un falò e mi ha teletrasportato non so dove. Fornace della prima fiamma. Ti attendo qui? Oh cazzo. Oh. Che succede? Ho sbagliato. Stavo guardando l'altro e ho toccato e mi ha teletrasportato. Ah. Oh, dove cazzo sono? Un altro falò ancora? In che senso? Catroia. C'è un falò dietro quel falò? Ti porta a un'altra zona, cumulo di rifiuti. Ma sarà DLC?
Vabbè, lo vedi tu. Comunque. Sì. Quindi sarà per andare a DLC quello. Sicuramente. Ok. Ok. È scritto? Sì. Eccolo qua. Mi sa che ha fallito questa volta. Ah no. Oh, hai perso 125 di vita, come sei entrato? Chiamala, merda. Ehi. Cosa c'è? Ho sentito il rumore di segno di evocazione. Che è qua? Chi è? Tenue ombra di Londor, no? Un altro segno di evocazione. Eccola qua, Yuria di Londor. Ciao, sei pronta a conquistare il mondo con me? Mi serve la tua arma. Devo toccare quella cosa che c'è al centro? Ah no, si alza. Anima dei tizzoni. Vabbè. Penso che questa volta il fuoco non ti aiuterà. C'è Yuria che mi aiuta, non preoccuparti. Mica la sta penetrando. Vediamo lo stesso. Se gli fa male, magari gli aumenta la vita. Gli fulla la vita. Ha usato. Ah! Ah! Cosa? Capito. Fa anche magia. Usa tutti. Tutti i poteri di tutti gli altri lord. Sì. Ah? Sì. Che figata, ma stai scherzando? Ma è stupendo. Faccio molto male. Eh? Faccio molto male lo stesso. Vabbè, abbiamo anche Yuri, eh. Sto facendo male anch'io. Cioè, io le tocco. Aia. Ho fatto una capriola all'indietro, ho visto male io. Mi ha pensato di fottermi. Sapevo che non eri morto. Era troppo facile. Aia. L'ha presa. Vabbè. Ah, bella la musica, cazzo. Gli attacchi lenti, quelli che ti fottono sempre. Ok, io ho ufficialmente finito le magie. Ti sta per arrivare un fulmine. Uno. Forse un paio. mi ha preso col ritorno della fiamma. No! Vabbè. La spada è figa, la voglio. Yuri, no, please. Ma se muore non vinci la quest? Sì, dovrebbe. Lo stesso. Non si sa mai. Minchia.
Ah beh. Yoshimitsu. Io non ho più cura. Ok, stai in disparte. Meno che non dobbiamo batterlo 5 volte. Yuria, no. Ma era cosa? È un andato. Ah, fatto. Ok. Quindi adesso non bisogna toccare niente. Dobbiamo andare via da qua. Ma io lo voglio toccare. adesso bisogna vedere dove sono i DLC. No, adesso devo andare a farlo io. No. I DLC sono qua dietro, te l'ho già detto. Tutte e due? Ah, posso comunque trasformare la cosa. Hop. E vabbè, mi faccio lo spadone del vincolo del fuoco. Ovviamente. Ma io voglio la magia del fulmine. È figa anche quella, però 40 di fede. Non la posso usare però come catalizzatore. Molto male. Abilità braccia. Il fuoco si ravviva temporaneamente scagliando fiamme in avanti. Questa lama spirale ritrovata in un falò esiste da molto prima dell'arrivo dei signori stessi. Il signore dei tizzoni vincolarono la prima fiamma. Il loro rappresentante divino prendeva questo spadone. Ah, dea misericordiosa, madre dei dispersi, di coloro che non hanno una casa. Assisti la nostra determinazione. Fuoco per Arendelle, fuoco per Arendelle. E ceneri per ravvivare la fiamma. Devo parlare con quest'uomo? Aspetta, tu. È lo stesso odore di quella donna. Non posso guardarlo in faccia. Oh, non sai quanto a lungo ho cercato. Che lo stai skippando il discorso? Perdonami. Non volevo perdere la testa. Perché? Ti devo chiedere un favore, creatura della cenere. Ci mette molto a parlare, mi urta. Mostrare la fiamma. Una vera fiamma che purifichi dell'orrore. Nasci dalla cenere, sicuramente vai alla ricerca del fuoco. Accetto. Oh. La cenere non delude mai. Il dipinto di Arendelle. Che cos'è il dipinto di... del primo? Di Ariamis. Oddio, l'hanno rifatto, anche questo. No. Mi sta assorbendo. Oh, la mia mano! Sono entrato dentro il dipinto, di nuovo. E le ceneri divennero due. In che senso? Capazzo di merda, sta ridendo. Ah, finalmente novità per tutte e due. Veramente io? L'ho fatto senza DLC la prima volta, nel senso senza comprarli, ma c'erano. Bah. Puoi già mettere il segno. Oddio, chi è quella? Oddio! C'è uno di quei corvi, di quei cosi con le ali. Sei forse appena arrivato? Non ne vediamo molti. Quanto tempo è passato? Gioisci dunque. Questo è il rifugio per i dispersi. Il freddo, accogliente mondo dipinto di... È fastidioso. Perché? Devi leggere le cose mentre le sto leggendo e quindi sento te più avanti e spoileri tutto. Dolce letto che hai fatto su cui giacere. Ci sarà un falò? Sì, ok, c'è falò. Mondo dipinto di Arendelle. Oddio, tutto ghiacciato di nuovo. Ok, quando vuoi mettere, metti. Hop. Bella sta zona. Non si vede già niente.
Schifo di letto. Muschio di blu ghiaccio. Non funzionano le magie in questo posto? Cosa vuol dire? Ah no, che stupido, non è quella la spada. Stavo provando con un'altra spada. Pensavo di avere la spada del principe Lothric, e invece avevo un'altra spada. Siccome quella di Lothric diventa potenziata con la luce. Ok. Ho scritto. Prima di affrontare il dipinto è consigliato esplorare le profondità del castello di Lothric, dicono. È un messaggio proprio del gioco. Dov'è scritto? Nel falò? E quindi cosa vuol dire? Niente, magari lo fai prima di esplorare le profondità. Noi abbiamo già finito il gioco, quindi a noi non ci ha sbattuto cazzo. Oddio. Cosa sono questi robi? Per un attimo mi sono sembrati incendi. Ah? Cos'è? Sono golem. Qua c'è un oggetto. Cosa mi hanno lanciato? Oddio, no, non di nuovo. Il lancia al lance. Quei tuoi cazzo di giavellotti. Vieni da questa parte, voglio vedere se c'è qualcosa, che lì sembra la strada dove andare. In realtà... tira un mantra. Stivali dei devoti. Sai che cosa mi fa la sua piromanzia? Che schifo. Gemma velenosa. Non è entrata lì per il moscone grande quanto la casa? Perché non era simpatico? No, mi ha fatto molto schifo. L'ho trovato elettrizzante. Beh, è arrivata la scossa. Oi! Vabbè. Contrattacco richiesto dopo. Muschio blu ghiacciato. Quindi non possiamo più tornare indietro. Finisci di leggere le cose da terra? Ho sbagliato perché stavo raccogliendo l'oggetto. Moneta arrugginita. Oh, lupi. Oh, mini Sif. Oh! Ha schifato il fulmine. Vabbè. Che succede? Chi è che sta urlando qua? Mazza, sono un pochettino grandi. Mi ha ricordato DayZ. Che ti arriva il branco di lupi è l'ultima cosa che vedi. Mi sa che spawnano all'infinito questi, stanno continuando a urlare. Vieni qua? Infatti. Protect! Non silenzio! Li ho uccisi? No, non gli ha fatto molto male quella mossa. Ok, finiti? Io in teoria posso salire qua sopra. Oh! Penso che sarà morto. È morto. Che secondo me. Vabbè. È stata mietuta la prima morte. La prima vittima. Chi se l'aspettava? Pizzica, eh?
Sono a metà. Quante sono? Vabbè, ovviamente il fuoco le fa male. È un albero. Ti sta per prendere? Stai attento dopo che muore. Spostati. Ti butta con le fiamme e fanno male, cane. Occhio ai lupi. Grande del fanetto. Oh. Troia. Attento. Attento, Ale. Se fossero stato indirizzato. Ah, pensavo fosse un nemico. Qua c'è Moschino, però non voglio scendere ancora. Vieni qua. Vieni qua. Ancora, l'ho già usata. Ti vado in difficoltà, mi dai fastidio. Vieni qua, dove stai andando? Certo, non ho più fiaschette. E gli dà un calcio. Oppio. Stupido. Non ti giuro, non sto cliccando avanti più il tasto. No, con cosa cammini? Con indietro? Anche quando sono fermo. Perché vuol dire che puoi schiacciare avanti prima di colpire. È storto questo cane. Ah, stavo dormendo. Ehi, quello è grande. Perché si muove come Sif? Frammento grande di Tranita 3. C'è un altro lupo. Qua occhio che magari si sveglia uno di questi cosi. La festa. Giavellotto dei devoti. Posso anche lanciarlo? Vabbè. Niente da dire. No, io non l'ho visto. Ok. Ah, si sono svegliati. Ovviamente. Stai giocando con gli occhi chiusi per non farti, per non spoilerarti il drop. Eh? No, perché c'è tu che lo dici. Ma non è quello che non mi interessa. E cosa ti interessa? Ecco. Peach mi ha invaso. Pitikuru, lo vedi che sta arrivando? Mi, guardalo. Guardalo. Ma quindi quando senti sento quella campana stai facendo quella mossa? Sì. Ti ho visto che sei andato lì, Dove sta andando? Buttarti giù.
acciaio. Callona. Anche senza la magia. E senza le cure. Beh, la stavamo... non potevo schivare tutti e due gli attacchi. Dove stai andando? Qua. No! Ma meno male che non avevi più le magie, eh. Me le ha date adesso le fiaschette. Ti dimentichi. Tortuga. Addirittura, oh oh oh. Ma che schifo, mi sono un covo di bestie. Arma congelata. Sì, ma guarda che schifo. Se si rialza tutta questa cosa. No, smettila. Mi ha droppato un'arma congelata comunque. Così te la puoi castare tu. Dato che sei lo stregone. No! Non mi shotterà. Se la ammazzo io prima, no. Ok. Non è morta? Non è morta! Bomba nera. Questo non si sveglia?